Eccoci qui, come annunciato, siamo in compagnia del consigliere comunale del gruppo Salesi, gruppo di minoranza di Sala Consilina Salesi, Domenico Cartolano. Buongiorno. Buongiorno a te e ai telespettatori. Allora, novità su Palazzingaro? No, stiamo Siete... attendendo, non ci sono novità. C'è questa ordinanza del sindaco che ha chiuso il Palazzingaro, quindi sembra, da quello che mi ha detto il dirigente dell'area tecnica, sembra che sia un problema di certificazione dell'antincendio, non ci sono problemi strutturali, come diceva pure l'assessore allo sport, e quindi dovrebbero mettere a posto l'iter amministrativo, ma non è una cosa che si... Se è vero che manca solo il certificato dell'antincendio, è una cosa che questo comporterà del tempo, non si ottiene in una settimana e 10 giorni, quindi il tempo trascorrerà con un grave disagio per le società, per la collettività. Questa è sicuramente una cosa grave. Cioè, Ecco, andiamo subito alle elezioni regionali, anche perché sui giornali se ne parla adesso anche in maniera più frequente. Lei ha fatto anche, me lo sappiamo, ha fatto il passaggio con Italia Viva, il coordinatore provinciale è proprio un uomo del Vallo di Diano, l'attuale presidente del parco, Tommaso Pellegrino. insieme ad Angelica Saggese. Insieme ad Angelica Saggese, e vabbè, io facevo il riferimento al territorio, professore di Salerno, e dunque coordinatore provinciale del Vallo di Diano, possibile che anche una candidatura dal Vallo di Diano per le prossime regionali o del territorio più in basso? Se ti riferisci al sindaco di Sapri, può essere. Io penso che, voglio dire, se si decide che Italia Viva debba fare la lista e quindi presentarsi con il proprio simbolo, penso che sicuramente gli esponenti di primo piano devono essere candidati e devono concorrere per raggiungere il risultato sperato, che è quello di vedere la riconferma di De Luca, se il PD si decide a confermare il governatore. Noi abbiamo detto che da parte nostra non c'è problema, Tommaso Pellegrino Lo ha ribadito, lo sì. ha ribadito in un'intervista fatta sulla città, quindi noi abbiamo dissipato qualsiasi tipo di dubbio. Adesso sta al Partito Democratico sciogliere la riserva, e da parte nostra ci sarà la massima collaborazione, il massimo impegno. Io non sono d'accordo su fare le liste, l'ho detto a Tommaso, l'ho detto ad Angelica, l'ho detto a Rosato. Io non sono d'accordo a fare le liste con il simbolo. Sono d'accordo a trovare i candidati in una delle liste collegate al governatore uscente Vincenzo De Luca, qualora il PD, lo ribadisco, confermi Vincenzo De Luca. Quindi adesso faremo degli incontri, ci Cioè, lei dice riuniremo. di posizionare i candidati di Italia Viva Come è all'interno di successo in una lista? Emilia-Romagna, come è successo in Emilia-Romagna, Perché? ma ancora presto, è un partito che è nato 2 mesi fa. C'è un partito che ancora non è partito. La prima assemblea nazionale è stata fatta sabato scorso a Roma. Non c'è una struttura di partito. Cioè, oggi rischi di fare le cose affrettate e di non avere quell'effetto sperato. Se l'obiettivo di Italia Viva è quello di raggiungere la doppia cifra, è un discorso che va fatto con calma, con tempo. Giusto è l'obiettivo, quello che all'inizio disse Matteo Renzi, che la prospettiva era riferita al 2023, alle politiche. Da lì in poi tu puoi concorrere, ed è giusto che tu concorra in tutte le competizioni che si presentano. Adesso è troppo presto, è nato ad ottobre. Novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi, creare già le liste. Non hai una struttura pronta. Noi non abbiamo una sede provinciale. Abbiamo il coordinatore, abbiamo la coordinatrice, non abbiamo una sede provinciale, ma giustamente la trovi. Ti devi organizzare. Non sappiamo di fatto ancora quanti amministratori hanno aderito nella provincia di Salerno, ma è un progetto in cantiere, quindi va fatto con calma. Velocizzare questi processi da qui a 3 mesi, perché penso che si voterà il 31 maggio, da quello che si dice, è un rischio che io non correrei poi. Vedremo che Vedremo che cosa cosa si succede. deciderà, perché Certo. chiaramente ci dovranno essere degli È incontri anche certo, tra è le certo, persone è che certo, certamente sono è già certo, sostegno di questo partito. è certo, è certo. Lei ha criticato più volte il sindaco di Sala Consilina per aver intrecciato un rapporto di collaborazione con il senatore del Movimento 5 Stelle, Castiello.
No, io non ho criticato il fatto che il sindaco di Sala intrecci, lui è il sindaco, quindi deve avere rapporti istituzionali con i parlamentari. Io ho criticato l'assenza della politica, la mancanza di politica dell'amministrazione di Sala Concilina, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sull'ufficio delle entrate, sulla chiusura del team controllo, è l'assenza della politica. Io avevo chiesto un consiglio comunale per ogni comune a sostegno di questo l'ufficio delle entrate, perché l'ufficio delle entrate esiste, insiste in Sala Concilina, ma è di tutto il comprensorio, anche il parte del Golfo di Policastro si riversa l'ufficio delle entrate di Sala Concilina. Avevo chiesto un consiglio comunale per supportare questa nostra richiesta, perché il team controllo è un danno enorme per i contribuenti di Sala Concilina, per i contribuenti, per le partite IVA. Immagina che per una tutela, per un'autotutela, per una semplice modifica, rettifica di una dichiarazione di una partita IVA, bisogna andare a Salerno con costi per il contribuente e per il commercialista. E quindi avevo chiesto questo. Fu la proposta del presidente della Comunità Montana di fare un consiglio generale a breve in Comunità Montana per evitare che tutti i comuni se lo facessero. Benissimo, sarà fatta una riunione fatta in Comunità Montana 15 giorni fa, 10 giorni fa non è stato fatto niente. Questo è assenza della politica. Un provvedimento preso dal direttore provinciale, cioè non è un provvedimento venuto dal direttore regionale, un'indicazione ministeriale, sui quali lì c'è poco da fare, o meglio, cerchi di tamponare, ma c'è poco da fare. Perché? Perché il team minimo, il team deve essere composto da 5 unità. Sono quattro e tu chiudi il team, perché non razionalizzi? Invece di aprirlo tutti i giorni, lo apri 2 volte a settimana. Qui non c'è stato dialogo, non c'è stata l'assenza della politica. Ci sono grossissime responsabilità, ma anche nel Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, perché lì c'è stata una divisione, ho visto delle interviste. Ma la cosa più grave è che l'intervista fatta dal dottore Condemi, un commercialista, a una emittente locale, diceva che questa può essere l'anticamera della chiusura dell'ufficio delle entrate. Questa è la cosa che ci preoccupa. Perché adesso una soluzione tampone è stata individuata, però il timore è che sia una soluzione che porti No, lentamente alla intanto è chiusura. stato chiuso l'ufficio, È il stato primo controllo è chiuso, è chiuso. chiuso. Quindi di fatto è chiuso. Gaetano Romanelli, l'ex presidente del Consiglio, lo ha dichiarato, attualmente in giro i cittadini, il team controlli è chiuso. Poi non Però sappiamo. periodicamente dovrebbero venire Questo a non si sa, ma svolgere noi alcune. aspettavamo come dire, il consiglio generale della Comunità Montana, aspettavamo delle notizie, però, ma intanto di fatto è chiuso. Cioè, intanto, come diceva Gaetano Romanelli, le carte se lo sono portate, quindi questo è un contentino per far placare la situazione. Faranno un paio, 2, 3 mesi e poi dopo arrivederci e grazie. Se occorre un provvedimento che istituisca di nuovo il team controllo e poi si razionalizzi, se manca il personale, è giusto che Ma si. quante pratiche si fanno? Cioè, questa Io non commissione. lo so quanti, però tutti gli accertamenti sulle partite IVA parte dal team controllo. Tutti gli accertamenti, tutte le discussioni che il commercialista, un'azienda, con un contenzioso con l'ufficio delle entrate, penso che si rivolga al team controllo. Io non sono un commercialista, ma per quello che sentivo nelle varie riunioni, penso che sia Chiaramente questo. quando si chiude o si interrompe un servizio è il timore che poi se ne chiudano altri e È quindi un un effetto paese a come catena. una città come Sala Consilina da città Noi dei già servizi soffriamo una crisi spaventosa, ma questa è una crisi generale. generale, cioè, però a Sala Concilina tra le attività aperte nel 2019 e quelle chiuse ci sono 18 attività in meno, 18, cioè se lei si fa un giro per il centro di Sala Concilina, lei è un deserto e non ci sono iniziative a sostegno del commercio, non ci sono iniziative per programmazione, per inventarsi qualcosa, per tentare di dare una svolta. Ma l'assenza della programmazione ti porta a questo, a un continuo abbassamento delle saracinesche. Persino le attività gastronomiche sono tra quelle aperte e quelle chiuse siamo a meno 2, quindi sono meno 2 attività gastronomiche tra bar, rosticcerie, ristoranti e pizzerie. Quindi è un dato assolutamente negativo sotto tutti gli indicatori. Quindi ecco, la politica serve a questo, perché se dobbiamo limitarci a fare tutto ciò che è previsto in ordinario, tutto ciò che è previsto per legge, quindi con ricorsi. Qual è potrebbe essere la soluzione?
Ma guarda, io non lo so, cioè io non amministro, però sicuramente una, io, voglio dire, delle agevolazioni, una riunione, un coinvolgimento delle attività artigianali, produttive che sono presenti sul territorio, di lavorare insieme, di creare una commissione, un laboratorio di idee affinché si possa tentare, perché ripeto, non può essere addebitabile o attribuibile tutto ciò alla singola, comune, certo. Comune, alla singola amministrazione, perché ripeto, ribadisco che è un problema di carattere nazionale, se non globale, se non mondiale, però un minimo di attività, un minimo di inventiva. Ecco, noi nel nostro programma elettorale avevamo proposto che chi investisse nel centro di Sala Concilina poteva avere degli sgravi contributivi, degli sgravi fiscali per 3 anni, non pagava l'IMU, non pagava la TASI, cioè trovare una forma di agevolazione per incentivare le persone. Ma se tu non metti mano a una manutenzione, il centro di Sala è abbandonato a se stesso, se tu non lo rendi più o meno, non dico bello, ma quantomeno praticabile, insieme a questo, con dei lavori, con delle, ma anche un minimo di manutenzione che non esiste, è chiaro che il centro di Sala è costretto a finire. Ecco, il giudizio che date all'amministrazione in carica non è positivo, almeno quello che viene fuori anche dalla recente conferenza stampa che avete tenuto. Ma non è che, cioè, ma come può essere positivo? Anche volendo. Allora, abbiamo fatto, c'era la possibilità di avere le scuole medie a Trinità. Siamo stati esclusi dalla graduatoria, abbiamo fatto ricorso al TAR. Abbiamo vinto il TAR, la regione ha fatto appello. Quindi questa scuola non verrà fatta, perché mentre finisce il primo grado, il secondo grado, quindi passeranno degli anni senza risolvere. La scuola niente. Media? La scuola media, è solo al centro, quindi dovrà essere fatto questo. Campetti, acquistammo dei campetti a Trinità alle spalle della chiesa, abbandonato. Finiti i lavori, chiusi, non si capisce che punto è, abbiamo fatto pure richieste di questo. Finito, e non sappiamo che cos'è. Parliamo del sociale e c'è l'eletto su tutti i giornali, ricorsi tra piano di zona, comune, indebitamenti. Non c'è una delega o un settore che funzioni in maniera egregia e perfetta. L'ambiente, parliamo dell'ambiente. È una delle peggiori situazioni, ci troviamo un'isola di trasferenza che è stracolma con un disordine spaventoso, un paese sporco, quindi, ma non per fare opposizione, giusto per dire no, perché questo non è questo il nostro ruolo. Io lo ribadisco sempre, noi in Consiglio Comunale, in Commissione, noi votiamo quando ci sono gli argomenti, e ti posso garantire che su 5, 6, 7 argomenti che abbiamo condiviso e ci siamo confrontati, noi abbiamo votato a favore. E sulla programmazione, noi contestiamo l'assenza di programmazione. Noi abbiamo dato dei soldi dopo di noi, 160.000 euro non sono stati spesi. Cioè questo è la. Ci sono stati dei progetti, e ho visto dei finanziamenti, lo ha detto l'onorevole Cammarano dei 5 Stelle, il Sport e Periferie, che sono stati finanziati una serie di comuni. Noi non esistiamo. Lo stesso Palazzingo, noi l'anno scorso hanno fatto dei lavori di manutenzione. Cioè dico, possibile che manca il certificato di prevenzione incendi? Questo è gravissimo. Cioè noi qua cantiamo vittoria perché forse fra 15 giorni apriamo il palazzetto. Voi dovete essere umili e chiedere scusa ai cittadini per quello che è successo, perché è solo colpa vostra. Cioè diventa una vittoria, una cosa che dovesse essere una vergogna, perché la chiusura del Palazzinco, l'unica struttura che c'è oggi che può essere, che può ospitare tornei di un certo livello e senza creare disagio alle società che fanno le competizioni agonistiche, è il Palazzingaro. Tu lo chiudi con un'ordinanza perché c'è manca una certificazione e c'è il commento degli amministratori, degli assessori, che tutti felici e contenti che fra 10 giorni, quindi viva, come se fosse una vittoria. Questa è una sconfitta, e dove mai c'è arroganza e presunzione, quindi senza umiltà, perché la cosa, se io fossi stato io assessore o sindaco, avrei chiesto scusa ai cittadini, perché c'è stata una dimenticanza, un errore, può capitare, nulla questi,
ci mancherebbe, nessuno è perfetto, ma quantomeno di chiedere scusa, e ci stiamo attrezzando per lavorare e per risolvere il problema. No, si manifesta la vittoria che da qui a 5 giorni apriamo il palazzetto. Mi auguro, io sono convinto che occorreranno mesi. Il palazzetto è aperto da quanti anni? Noi lo abbiamo realizzato nel 95-96. E c'era la certificazione? C'era tutto, fino al 2016, era tutto a posto. 2015-2016, diceva il dirigente dell'area tecnica. Io non ho visto perché sono andato ieri sul comune, non c'era il dirigente, però siccome ci sono le indagini in corso, quindi noi non possiamo estrarre copia. Anche poi bisogna che ogni anno si rinnova, come non so la, qual è la ogni quanto tempo va rinnovato, questo non lo so. Però so che è successo a seguito di alcuni incidenti tra tifoserie, con l'intervento dei carabinieri hanno chiesto una serie di documentazioni e mancava. Per quello che mi ha detto il dirigente dell'area tecnica, non ho motivo di non crederlo. Allora, intanto chiedere al nostro operatore il favore di preparare e mettere in onda l'intervista, uno stralcio dell'intervista rilasciataci un po' di giorni fa, quando ancora c'era anche la problematica relativa all'Agenzia delle Entrate, rilasciataci dal sindaco proprio qui all'interno della rassegna stampa. Intanto che l'operatore ci prepara questa intervista. Ieri a Cava dei Tirreni un uomo è morto perché un albero è caduto è finito addosso a questo signore che era un oculista ed è morto. Allora, questi alberi continuano a rappresentare un pericolo ovunque e vediamo i comuni che spesso si ritrovano a tagliare interi alberi per ragioni di sicurezza. Il timore è che dietro questi tagli ci sia anche la volontà di liberarsi di alcuni che danno fastidio e non perché siano insicuri. Anche perché, è vero, anche perché. Quindi è diventata una guerra, la guerra con gli alberi. Cioè. Questo è vero, anche perché il clima è cambiato. Cioè oggi, per dire ieri, l'altro ieri, c'è stato queste manifestazioni, queste raffiche di vento così violente nelle nostre zone, venivano interessate raramente, adesso sono più frequenti questi tipi di situazioni climatiche. E guarda che fare la manutenzione degli alberi, quindi in un paese, non è facile. Tu devi combattere con la riduzione di personale, quindi con una serie di difficoltà. È chiaro che l'amministrazione, per togliersi il problema, dice, ma lo tagliamo. Lo tagliamo. Ci sono alcuni alberi tipo gli ulivi, davanti a una scuola, sono pericolosi perché poi... Certo, e poi è anche pericoloso. In alcuni casi ci sono nati dei contenziosi tra la scuola e la famiglia. Allora, abbiamo pronto l'intervista, l'ascoltiamo insieme a voi. Non si può scrivere su un manifesto il sindaco Insegnatore persegue la parte politica, la trattativa. Poi il capogruppo di minoranza si presenta alla comunità Montà e dichiara pubblicamente che questa non ce la dobbiamo prendere sempre con il comune di Salvo, perché è un servizio territoriale e tutti si sarebbero dovuti interessare. Probabilmente, come io dico e penso da tempo, il manifesto lo scrive il Deus ex machina e i consiglieri di minoranza non sanno nemmeno chi ha scritto il manifesto e si creano queste discrasie. Io nel momento in cui sono stato notiziato mi sono subito mosso. Ieri sera abbiamo avuto un lungo incontro con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e con l'assessore Matera, proprio perché nelle prossime ore noi dovremo andare a Direzione Regionale delle Entrate proprio per fare una proposta costruttiva. Io, forse non lo vuole capire qualcuno, sono iscritto al PD e al contrario di qualcun altro che è stato con ruoli apicali nel PD e poi dopo aver perso è passato con un altro partito, io sono e rimango nel PD perché sono coerente e oltre a rivolgermi all'onorevole Piero De Luca, facciamo nome e cognome, che ha avuto un incontro col segretario, sottosegretario e ha fatto un'interrogazione al ministro. Ho notiziato anche il senatore, professore, avvocato Franco Castiello, qualsiasi partito, lo dirò fino a quando muoio, perché non è il modo, io devo difendere gli interessi del mio territorio, non devo fare il servo sciocco di nessuno. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ad ottobre del 2021 passerà negli stabili comunali, pagando anche un canone di locazione, quindi si garantirà anche un'entrata di circa 35.000 euro nelle casse comunali. Lo spostamento di quest'altro anno e mezzo è dovuto
perché si deve adeguare antisismicamente il palazzo comunale. Ma qual è la differenza? L'ufficio rimane sul territorio, verrà trasferito nella sede comunale. Io non riesco a capire adesso se viene trasferito 6 mesi prima, 6 mesi dopo, che cosa cambia nell'economia generale. Il campus, noi abbiamo avuto questo finanziamento. Adesso noi ci stiamo attrezzando, relativamente alla progettazione, con delle risorse, un po' per dei finanziamenti e un poco recuperando i soldi da quelle aree che dovrebbero essere cedute dall'INAIL, che deve pagare questi espropri, in modo tale che recuperiamo delle risorse per poter iniziare questo progetto. Altra opera è l'adeguamento antisismico scuole medie e liceo. La gara già è stata aggiudicata. Stiamo aspettando il periodo estivo, anche perché si deve spostare un notevole numero di persone. Sono iniziati anche i lavori all'ex macello, dove verrà il punto della protezione civile. Abbiamo vinto anche la gara per asfaltare le strade e credo che con l'approssimarsi della primavera inizieremo anche i lavori di asfalto delle strade. Eccoci qua. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo da chi lavorerebbe dietro le vostre spalle. Poverino. Che sarebbe, cioè, vabbè, Angelo Paladino, Angelo Paladino, no, che nonno. È stato un sostenuto. Cioè lui, voglio dire, è solo perché la figlia si è candidata con noi, perché Teresa ha avuto la voglia di fare questa esperienza. Tutto ciò che succede è colpa di Angelo Paladino. Ormai è pensionato. Beh, può ancora fare l'avvocato perché non si ferma tanto facilmente. Quindi ancora fa la, però è pensionato, mo è nonno di un terzo nipote da poco, e quindi colgo l'occasione per rinnovargli gli auguri. E quindi, poverino. Non... Allora, il sindaco sostiene che il manifesto. Il sindaco dovrebbe leggere con maggiore attenzione, forse era distratto quando ha letto il manifesto, o aveva altro a cui badare o pensare. E quindi non ha focalizzato bene, né ha collegato l'intervento che io feci. L'ho ribadito, certo che l'ufficio delle entrate è di tutto il comune, serve un supporto al comune di Sala Consilina. Io chiedevo ai sindaci degli altri comuni di non lasciare solo Sala Consilina. Ma chi ha la funzione principale è il sindaco di Sala Consilina. Noi nel manifesto abbiamo detto che politicamente noi non valiamo niente, che l'amministrazione di Sala Consilina non vale niente. Quindi quale discrasia? Che io in comunità montana dico non lasciate solo Sala Consilina, per tradurre in soldoni, sì. A Sala Consilina dico è vero, sì, ma l'ufficio delle entrate sta a Sala Consilina, quindi chi deve muoversi per primo è il sindaco di Sala Consilina, l'amministrazione di Sala Consilina. Che beneficio di questo servizio insieme agli altri comuni, quindi non c'è nessuno, è italiano. Perché non condividete il fatto di questo trasferimento? No, non è che non lo condividiamo, lui in campagna elettorale ha detto che a giorni lui risparmiava il fitto, ero ad ora il passaggio, questo trasferimento se ne parla quando eravamo in amministrazione insieme, quindi ad ora doveva essere trasferito l'ufficio delle entrate. Adesso, perché ben vengano che ci sono i lavori al comune e che si trasferisca nel 2021, ma perché ha detto la bugia in campagna elettorale, ha detto che subito dopo ci sarebbe stato il trasferimento dell'ufficio delle entrate? Quindi io, la mia preoccupazione è che siccome l'ufficio delle entrate non voleva pagare il fitto, un fitto abbastanza elevato dove oggi sono allocati, e quindi non vorrei che questa chiusura del team sia venuta anche da questo, e quindi io non capisco perché non è avvenuto subito il trasferimento. Questo è quello che noi ci chiediamo. Quindi adesso ne parla del 2021, quindi fino al 2021 l'ufficio delle entrate pagherà il fitto, ci sarà un contratto, quindi penso che dovranno rispettare un contratto. O ci sono problemi oppure qualche cambiale elettorale da pagare, questo è quello che noi abbiamo chiesto, nulla di che. Ci sono i lavori, che si facciano le opere pubbliche da parte nostra, ben venga. Ma che si fa? E noi aspettiamo pure il PUC. Il vice sindaco di Sala Consilina, oggi vice sindaco, disse, ancora ricordo, mi è rimasto impresso, Cartolano studia perché deve essere adottato il piano regolatore, dobbiamo andare in consiglio comunale. L'amministrazione si è salvata perché De Luca li ha prorogati, perché a dicembre veniva commissariato. Io sono stato nella stanza dove doveva essere dato il piano, il PUC. C'è solo uno studio su una cartina e delle manifestazioni di interesse fatte con alcuni imprenditori, commercianti, non so con quale associazione. Quindi noi siamo ai piedi di Ponzio Pilato. Vabbè, io personalmente sulle discussioni sul PUC le eviterei, perché non c'è un PUC, non si fanno, quindi sono chiacchiere. Appunto per questo, quindi questo noi contestiamo. Ha detto che era già pronto il PUC, quindi sono state dette delle falsità enormi.
e quindi noi li evidenziamo. Stop, basta. Però opere pubbliche, sulle medie l'aggiudicazione dei lavori è stata... La media al centro, non sì. Quella della, come si chiama, il campus scolastico, 13 milioni di euro, che fine ha fatto? Mm-hmm. L'asfalto, c'erano i manifesti dei candidati con la lista Sala Viva. Sindaco sostiene che partiranno anche i lavori per l'asfalto. Benissimo, tutti i comuni hanno asfaltato perché ci sono stati anche lì dei ricorsi. Mm. Noi siamo il comune che ha maggiori ricorsi, quindi ci sarà un problema, ma che non spetta a noi. Evidenziarlo sì, ma non spetta a noi tentare di risolverlo, spetta a loro. Quindi ogni gara che noi facciamo c'è un ricorso, chissà perché. Ci sono promesse, non lo so, perché avviene questo. Tutti i comuni hanno asfaltato con questi finanziamenti da parte della Regione Campania. Noi, loro, c'erano dei manifesti di alcuni candidati, asfalto via Mezzacapo, asfalto via Ciglieta, asfalto via Fondi, asfalto... molti di loro avevano già l'immagine con la strada asfaltata. È passato un anno, perché noi arriveremo in primavera, con la speranza che si facciano. Quindi tutto quello che è stato detto in campagna elettorale, che veniva fatto e realizzato da qui a poco, è stato tutto tramandato da un anno, ma la differenza qual è? Che loro vengono già su un'amministrazione uscente, non è un'amministrazione nuova, dice vabbè, dobbiamo avere il tempo per adeguarci, è una continuità. E quindi, come ha detto stamattina un collega che ho dato un passaggio per doveva ritirarsi la macchina, mi ha detto questa è una delle peggiori amministrazioni che Sala abbia mai avuto. Questa è la cosa grave, ma a me non lo dico da salese, a prescindere dal ruolo di opposizione, lo dico da salese. Poi il sindaco parla di coerenza politica, di lealtà, di coerenza, lui è stato coerente. Lui non sa che cos'è la coerenza. Lui fa politica perché lui può fare politica, perché lui è cinico e scaltro, ma di lealtà e di coerenza a me. È l'ultima persona che può parlare nei miei confronti di coerenza e lealtà, perché lui ha avuto dimostrazione da parte mia di coerenza e di lealtà, cosa che lui non ha, ripeto, e lo può, lui è solo portatore di interessi, quello può fare e lo fa egregiamente bene. E pensare che vi siete tanto amati in passato. Io rispetto l'amicizia, lui non ha saputo rispettare l'amicizia, io rispetto l'amicizia, per me una stretta di mano vale, come dicevano i miei nonni, una carta scritta. Io sono stato leale con lui è stato sleale con me e ci siamo divisi. Stop. E la coerenza, sì. Quando io nel Partito Democratico, quando lui in maniera... Ora voleva arrivare al punto. Quando lui, anche lui, era, lui sta nel Partito Democratico come io sto con, come io tifo Juventus, per dire. Quindi sta nel Partito. Bravo. Quindi voglio dire, quale partito? Lui è il partito di se stesso. Quindi quando io che ho militato nel Partito Democratico, nella Margherita, nel Partito Popolare, io ho rispettato, perché quando lui e i suoi amici nel 2014 in maniera vigliacca, e in maniera spregiudicata mi fecero la festa, come si suol dire, quindi perché lui non aveva i numeri per essere candidato a sindaco, perché era arrivato dopo di me, come sempre, perché quando noi abbiamo gareggiato a pari condizioni, ha sempre perso, c'è perso, è arrivato sempre secondo. Li ho sempre, come Schumacher, l'ho sempre doppiato. Io prendiamo 700 voti, lui 300, lui 600, lui 400, lo doppiavo tipo Schumacher. Oggi ho perso perché lui giocava già 1-0, perché il primo lì era amministrazione uscente. Ma a parte questo qua, io sono stato leale. Quando lui è stato scorretto e sleale, io che so che significa militare, sono rimasto nel partito, l'ho sostenuto purtroppo in campagna elettorale, facendo i comizi per lui e votando lui. A febbraio, prima, quando ho deciso, quando questa amministrazione, a prescindere, non condividevo come stava gestendo, quindi ho deciso di prendere un'altra strada, ho lasciato il ruolo di coordinatore del Partito Democratico, sono rimasto al partito perché, essendo renziano, io sono grande perché io ero renziano, quando Matteo Renzi poi ha fatto il partito, io ho seguito quello che era il Partito Democratico, quindi più lineare così non si può, quindi se uno è coerente, tu chiami Piero De Luca, tu non hai chiamato Piero De Luca, hai chiamato la Induragi di Piero De Luca, per quello che mi hanno detto, non, a me questo non riguarda. Ma se uno è coerente con il proprio partito. Se tu chiami De Luca, Castiello, De Nicola, chi ne ha più ne mette, diventi non credibile. E i risultati sono questi. Insomma, praticamente che al momento un approccio sereno... No, serenissimo. Noi siamo là, noi abbiamo cambiato, guarda, io faccio, in questo momento mi metto nelle vesti del sindaco, divento presuntuoso ed arrogante. Io ti dico, noi abbiamo cambiato il modo di fare politica,
Perché noi ci noi è un'opposizione propositiva. Se tu vai, ti ripeto, l'ho detto prima. Dell'opposizione? E c'è Alessandro Carrazza, ma devo dire la verità, la stessa cosa. Cioè noi non facciamo un'opposizione oltranzista, un'opposizione giusto per dire no. Noi evidenziamo le strutture, questo. Però sì. Siete il gruppo di opposizione un po' più noi siamo quelli, operativi, siete anche più consistenti. Siamo la seconda forza, quindi è chiaro che però, lo devo dire lo stesso del collega Carrazza, noi non occupiamo le aule o facciamo opposizione o facciamo denunce. Noi la carta bollata non ci appartiene. E ripeto, ribadisco, qualora, se lo abbiamo sempre detto da parte nostra sulle tematiche, se loro ci coinvolgessero, noi daremmo il nostro contributo. Noi porteremo la collega Angela Freda, che vi porto i saluti e gli auguri per la nuova sede, mi associo agli auguri, a questa splendida sede. Quindi Angela Freda ha portato in commissione l'altro giorno un regolamento per i cani, per una serie di motivazioni, che ha avuto un colloquio con delle associazioni animaliste. È stata contattata dal delegato dell'amministrazione, da parte massima collaborazione, sulle tematiche, qualora loro lo ritenessero opportuno, non può partire da noi, noi siamo minoranza, e qualora loro lo ritenessero opportuno, siamo pronti a dialogare, a sederci, senza pregiudiziale. Noi non abbiamo mai lasciato vuoto un tavolo operativo. Quando c'è stato, hanno ritenuto bontà loro di sedersi come fanno in commissione, il presidente della commissione, delle commissioni consigliari, quando ci convoca, noi siamo lì senza problemi a dare il nostro contributo. Certo, se non c'è, come dire, non sempre ci trova l'accordo, e ognuno rimane sulle proprie posizioni, ma quantomeno si discute. Ma noi non abbiamo mai detto no al ragionamento e alla lealtà. Questo. Quindi diciamo no a prescindere. Ah, bravo, ecco, non è un no a prescindere, ma ripeto, se tu vedi le delibere consigliari, ti renderai conto che in 5-6 consigli comunali il 90% degli argomenti sono stati votati in maniera favorevole. Perché se tu ne parli con me e quindi condividiamo, se tu fai una proposta io la condivido, ci lavoriamo insieme, quindi mettiamo insieme le nostre idee, perché dovrei votare no? Tanto, vabbè, non ho altre ambizioni, quindi per me, voglio dire, è solo l'interesse del paese, non è che io devo mettere in difficoltà il sindaco, solo perché io quanti devo... Quanti anni passa? Un anno? A maggio un anno, sì. Quindi ancora altri 4 anni. Per chi verrà, sì, chi ha la forza di resistere altri 4 anni, vabbè. Perché... non so quanti resisteranno, perché ormai per me... Pensi addirittura di... non lo so, ma per me, voglio dire, è finita l'esperienza, io penso, mai dire mai in politica, perché sì, facciamo come a Renzi. Assolutamente no. Però, voglio dire, non ci sono ormai a 50 anni, penso che è arrivato pure il momento di fermarsi. Ah, però stato... ci sono la regione, il pacettato... No, ferma, che già, allora, chiariamo pure questo aspetto. Chiariamo questo aspetto, perché è oggi un continuo su una mia eventuale candidatura alla regione. Al momento l'unica candidatura che ho è allo studio. Il sindaco in campagna attuale disse, bella battuta, questa è stata una bella battuta, che io orbitavo nei miei 3 metri quadri, perché dove abito c'è l'abitazione e c'è lo studio. Veramente sono più o meno quindi dicendo a Trinità, quindi io orbito nei miei 3 metri quadri, non andavo oltre, quindi voglio rimanere nei miei 3-4 metri quadri. Quindi chiariamo al momento questo aspetto, ripeto, mai dire mai, ma se si dovesse votare domani mattina, io non sarò candidato alla regione, né qui Italia Viva, né qui Italia Morta, né qui Italia Speranzosa, quindi non ci sono. Poi da qui a maggio posso pure impazzire, ma non penso, perché avrei grosse difficoltà anche di natura familiare, quindi siccome ho 2 figli voglio stare tranquilla. Meglio dedicarsi ai figli. La famiglia tranquilla. Grazie per questa sua simpatia, però voglio dire, ci sono degli amministratori comunali che, cioè anche sul territorio, che per anni hanno ricoperto incarichi in comune da sindaco, da assessore, e come lei non hanno mai ambito a qualcosa di più. Perché? Ma non è che non... Allora, a me piaceva la vita amministrativa, ma a prescindere vinto o perso, perché quando tu fai una competizione, la vinci o la perdi, io ho sempre vinto 4 consigliature, ho avuto soddisfazioni,
Io le soddisfazioni dal punto di vista personale. Magari lo fa anche il sindaco per dire da un anno, cioè, due, tre, quindi, e già però è il trampolino per arrivare a. Allora, perché ti dico, cioè, per dire la regione, a parte che oggi sai che cose non condivido, Antonietta, non condivido i corsi della politica. Cioè, uno deve l'ambizione sì, non deve essere. Io lo dico sempre, io ho la passione, ma non l'ossessione. L'ambizione ci deve essere, guai. Se uno non ha ambizione, però non devi avere anche delle priorità. Cioè, tu ti rendi conto oggi, io la campagna elettorale che ho fatto al Comune, noi ci siamo imposti, abbiamo speso 350 euro a candidato, io che ero il capolista ho speso 1.300 euro. Cioè, questo è stato il corso della nostra campagna elettorale. Ci sono state campagne elettorali, fatti, non so, non dai miei avversari, dico in generale, che ogni candidato ha un semplice consiglio comunale di un comune, che è un quartiere di una città, 1.000-1.500 euro a candidato. Tu immagina, oggi per fare una campagna elettorale ci vogliono 200.000 euro in regione. 200. Donato Picca, ricordo che io sostenevo Donato Picca, la sua prima campagna elettorale, la seconda campagna elettorale, spese, mi ricordo, perché quelli sono documentati, più di 200.000 euro. Cioè io oggi, con due figli a 50 anni, pur dovrei spendere 50-60.000 euro per una campagna. De Luca si farebbe un problema del genere? Eh? De Luca? Secondo lei si è fatto mai un problema del genere? Quando lui all'inizio no, ma perché non c'erano. Allora, quello è un altro. Vabbè, me la stiamo parlando ad altri livelli. Per dire, però ti posso dire, quando De Luca ha iniziato a fare politica, però quando non era ossessionato, ma non c'erano questi costi. Poi a quel livello c'è, cioè, chi te paga umano. Cioè, tu stiamo parlando. Ma io sto parlando del passato. Del passato, però non c'erano questi costi. Cioè, oggi pensare, no, che io a 50 anni, per tentare di avere la soddisfazione di rappresentare il territorio, di fare una campagna elettorale e spendere 50.000 euro, 60.000 euro con due figli, è inimmaginabile. Io ho delle priorità, per me viene prima la famiglia, la passione sì. Se ci fossero, cioè se ci si mettesse un tetto, allora devi spendere 5.000, 4.000, 8.000, allora è chiaro che tu hai anche la voglia di concorrere, di competere. Parti già da un'area piccola, con una serie di candidati, essere eletto oggi in Regione Campania, tu devi partire con un minimo, con la speranza di essere candidato in una lista collegata, non nelle liste PD, perché non hai speranza. Sperando che vinca il tuo candidato, ma devi avere 8, 9, 10 mila voti per tentare di essere eletto. In un territorio dove l'utenza è quella che è. Quindi questo è pure, che fai, spendi 60-70 mila euro? Non si rischia, insomma, mai bravissimo. Ecco. Se non avessi avuto famiglia, responsabilità familiare, l'avrei fatto, ci tanto. Ma la giocata con me, ma li giochi in politica. Invece pensiamo, no. Ci dedichiamo all'attività amministrativa fino a quando finisce il mandato, se mi scoccio pure prima, però ti ripeto, senza quell'accanimento. Con la giusta attenzione, io svolgo il ruolo di opposizione, noi svolgiamo il ruolo di opposizione, perché io lo ribadirò fino alla noia, ho avuto quattro compagni che mi seguono in Consiglio Comunale, eccezionale, una squadra fantastica, che noi ci vediamo ogni mese. Cioè, tu pensi che la lista Salesi, di solito quando tu finisce la consultazione elettorale, dopo la campagna elettorale, finisce lì. Noi è un anno che ogni mese e mezzo ci vediamo tutti quanti insieme. Vabbè, questo già è. Ed è bello, parliamo, discutiamo. Quindi io voglio dare il contributo a creare un'alternativa. Io mi auguro che si possa creare un'alternativa, una fusione, un qualcosa di nuovo per Sala Consiglieri. Costruttivo. Sempre di costruttivo, non mai no a prescindere. Ecco, ci abbiamo la chiusura. Io nel Vallo di Diano mi preoccuperei di capire che cosa c'è sotto i terreni. Insomma, ancora non si è capito bene se c'è o non ci sono ricordi. C'è un'inchiesta in corso, vabbè, quindi non si sa, insomma, si fa finta di non sapere, non lo so, io da cittadino mi preoccuperei, già il fatto che non parlano mi preoccupa, cioè il fatto che non si sa. E siccome tu sei una persona, tu sei una persona di grande intelligenza, di grande preparazione, lo dimostri quotidianamente, ma in questa fase ancora di più. Proprio questo è il problema, questo è il vero problema. Ma su questo noi stasera proprio abbiamo una riunione. Perché oggi purtroppo a Sala Consilina piangiamo un'altra vittima di 45 anni, mamma di tre figli, per un male incurabile. Proprio oggi pomeriggio alle 15.30 si svolgeranno le esequie alla Santissima Annunziata. Sono situazioni, ma siccome l'incidenza è sempre maggiore, noi proprio stasera faremo una riunione con il gruppo, perché adesso basta, adesso bisogna capire effettivamente che cosa c'è.
che cosa c'è nei terreni, in parte si sa già, ma ci sono delle aree che non si sanno, ma bisogna... In parte si sa già, ma chi lo sa, perché nessuno dice... Eh beh, ci sono delle cause in corso, sì, ci sono state delle condanne, quindi gli sversamenti si sa dove sono avvenuti, però, quindi... Certo, continua a rimanere là perché là, ma in alcune zone sembra addirittura che ci sono degli edifici sopra, cioè in alcune zone dove sono stati interrati questi rifiuti, cara Antonietta, ci sono degli edifici, sono state costruite delle case. Io capito? Però mi chiedo, no? Ammettiamo che sia la conferma che appunto ci sono stati questi scarichi abusivi di rifiuti tossici. Noi chiederemo, cose, cioè, noi faremo... Come noi si fa a dire una popolazione lì? Lì non dovete più abitare, lì ci questo è il problema. Cioè dove vanno? Ma il problema è come fai tu per vedere sotto al terreno dove ci sono degli edifici, degli palazzi, che fai, butti per là i palazzi? Cioè, questo è un problema, noi ce lo chiederemo stasera, perché noi chiederemo... Spero solamente che verrà... per il Valoignano che cioè, il silenzio non vuol dire... Cioè, cioè si fa ricorso al silenzio per evitare allarmismi. Ma noi non saremo, noi ti ripeto stasera, perché in questo, solo quest'anno, solo a Sala Consilina abbiamo pianto 7 o 8, adesso non ricordo bene il numero, sempre dovuto a questa malattia disgraziata, che purtroppo però purtroppo l'incidenza è elevata soprattutto a Sala Consilina. Quindi noi proprio stasera chiederemo, abbiamo un incontro, una riunione tra noi, tra il gruppo Salesi, proprio perché deve essere fatto un monitoraggio, noi, per capire effetti, per fare uno studio su tutto il territorio, perché noi abbiamo una zona, dicono San Bieto, parte già anche a Trinità, dove anni addietro sono stati interrati questi rifiuti tossici, però va fatta una perimetrazione, va fatta un'indagine a 360 gradi, perché è in aumento, cioè questo è in aumento ed è veramente... Basta piangere vittime giovani per non causate, non per colpa loro. Questo è. Va sempre accertato questo. Fuori discussione, questo è fuori discussione. Però purtroppo le prime cause è l'inquinamento. Potrebbe essere l'inquinamento ambientale. Allora, chiudiamo a questo punto, dopo tutta questa analisi, dopo queste sue osservazioni sull'amministrazione comunale a Sala Consilina, il suo invito qual è? Per il futuro, ecco, da oggi in poi. Ma innanzitutto concentriamoci sulle regionali. Il mio invito è quello di concentrarsi sulle regionali, con la speranza che non ci sia una dispersione di voto. È chiaro che io mi auguro che Vincenzo De Luca possa essere riconfermato, ma per i fatti, per il lavoro che ha svolto. Quante volte abbiamo parlato degli ospedali? Io penso sempre alla sanità. Tu ricorderai l'estate, 2 anni fa, 3 anni fa, l'ospedale di Sappi, l'ospedale di Sala, che giustamente avete attenzionato, una delle poche emittenze che si sono dedicate al problema sanitario. Oggi abbiamo 2 ospedali che finalmente, diciamo, possono lavorare, possono dare servizi all'utenza. Certo, mancano i medici, mancano gli infermieri, ma questo è generale. Allora, dico, l'invito è che si possa lavorare per evitare una frammentazione del voto. Io mi auguro che ci possano essere 1 o 2 candidati a destra, 1 o 2 candidati nel centro-sinistra, e quindi poi l'elettorato scelga. Evitiamo di trovare 10-15 candidati, perché le aree interne purtroppo subiranno, avendo un'utenza piccola, subiranno questa la mancanza di rappresentatività. Come pure io voterò, lo ribadisco, a marzo al referendum contro il taglio dei parlamentari, perché non è lì che si risparmia. L'ho detto anche a Rosato, a Sassano, non è riducendo i parlamentari che tu hai un risparmio, sono i costi intorno al parlamentare che devi ridurre, perché tu lo sai, guarda, io ho fatto una separazione, quando ero professionale, con la controparte, la mia assistita, era un ex dipendente del Senato. Lui dopo 15 anni è andato in pensione, percepisce 4.125 euro di pensione, più 14esima e 15 o 16, non ricordo, la mensilità che c'è, più una serie di assistenza sanitaria. Aveva uno stipendio, cioè, che oggi un dirigente non lo percepisce. Allora dico, ma possiamo mai pensare che un dipendente, un usciere o un barbiere
percepisca questo. Cioè, tu pensa che un barbiere 4.125 euro di pensione al mese, più tutta una serie, lui ancora viaggia gratis. Cioè, ma veramente siamo... Questo è... Non è che tu riduci, tu riducendo il parlamentare, riduci la rappresentatività, tu, le aree interne moriranno. Capito, sì, dice la presenza del Parlamento. Oh, riduciamo le spese. Perché io devo andare in pensione, un dipendente del Senato deve andare in pensione dopo 15 anni? Perché? E tu devi paghi i contributi, ma come vado io che faccio l'avvocato? Ma perché devi percepire una pensione di 4.000 euro al mese che io contribuente pago? Sono tutte queste agevolazioni intorno alla casta. Perché non è il Parlamento, quindi non riduciamo i parlamentari, riduciamo le spese che girano intorno alla politica. Abbassiamo i costi delle campagne elettorali. E al sindaco invece che diciamo? No, al sindaco io mi auguro solo, guarda, io non posso dire niente, lui è il sindaco, ha lui oneri ed onori. Lui sa bene che da parte nostra non ci sono risentimenti personali, non siamo vendicativi, non siamo arroganti, non siamo presuntuosi. Al sindaco dico semplicemente che da parte nostra, lui lo sa bene, lo abbiamo dimostrato in Consiglio Comunale, c'è la massima disponibilità a collaborare. Ma qualora dovesse esserci un muro in maniera tranciata, da parte nostra non ci saranno sconti per nessuno. Sempre, ma sempre, non un no a prescindere, come giustamente hai detto tu, ma un no convinto e certo su cose che vedono innanzitutto il paese al centro degli interessi e non portatori di interessi. Bene, chiudiamo così questa edizione della nostra rassegna stampa. Ringrazio il consigliere comunale di Sala Consilina Cartolano. Grazie a voi e saluto ai telespettatori. E un saluto a tutti quanti voi. Arrivederci e ottima giornata. We'll be right back.